Ciao, come state? Sono Antonietta, benvenuti nella confusione del mio tavolo. Allora, oggi vi vorrei parlare del Dremel, che è questo attrezzo che molti conosceranno, quantomeno per sentito dire, che è questo attrezzo, vedete, a cui si possono attaccare varie punte, vari accessori per fare le cose più disparate. Ne parlerò in riferimento ai metalli, alla lavorazione dei metalli per quanto riguarda bigiotteria, bigiotteria artistica, bijou fatti a mano. E più in specifico ancora parlerò della lucidatura, cioè della fase finale della lucidatura dei metalli, anche per quanto riguarda la tecnica wire, per quanto poi questi pezzi vadano usati con un po' di attenzione sul filo metallico, come è facile immaginare. Allora, qui vedete un modello storico di Dremel, questo ha circa 6 anni, molto vecchio, lo usavo nel restauro dei mobili, che era la mia attività. E anche qui era un po' di contorno perché non è un attrezzo professionale, propriamente detto, è un attrezzo molto utile. Comprarlo o non comprarlo? Questo dipende da voi, dipende da quello che ne intendete fare, ne volete fare. Se avete molti interessi, se lavorate il legno come me, se che ne so, tagliate i tubi, non so cosa possiate fare, smerigliate il vetro, eccetera, eccetera, vi può essere molto utile, certamente. Se l'utilizzo è un utilizzo sporadico, quindi diciamo se non siete veramente degli appassionati della tecnica wire, non lavorate spesso il metallo, vi capita di tanto in tanto, beh, forse è da pensarci su un attimo, naturalmente. Dunque, io vi parlerò della lucidatura. Se volete, ho sul mio blog, ora che ci penso, io ho scritto un articolo abbastanza approfondito su questo argomento, ve lo dico perché in questo elenco che vi farò, spiegandovi brevemente, spero chiaramente, l'utilizzo di questi pezzi per la lucidatura, non vi dirò il codice di ogni prodotto, cioè qui sapete c'è un numero, un codice per rintracciare il pezzo quando andate a comprarlo al supermercato, eccetera. Non vi dirò questo codice per non fare confusione. Lo trovate però in questo mio post di cui vi metterò un link. E trovate tutto l'elenco, così se volete andare a spulciarlo potete prendere il codice di tutti i pezzi. Allora, possiamo cominciare? Allora, norme per la sicurezza. Le mie indicazioni naturalmente non vogliono sostituire in nessun modo le indicazioni per la sicurezza e per l'utilizzo appropriato di questi pezzi che trovate nelle istruzioni. Quindi rifatevi sempre alle istruzioni riportate, perché questo è un attrezzo elettrico, va usato con le dovute cautele e anche con il solito buon senso. Questo mi sento di dirlo e lo dico sempre quando si tratta di utilizzare attrezzi elettrici e non anche, devo dire. Se tagliate il metallo, se comunque lavorate con il metallo, è sempre meglio indossare una mascherina. Mi dispiace di non averla portata di mano, ma per la lavorazione una mascherina da lavoro di quelle di plastica che proteggano gli occhi, che è sempre una cosa importante, fondamentale per la sicurezza. E questa è un'altra cosa molto importante che voglio sempre dire. Allora, quando andate in negozio per acquistare queste punte, questi accessori per la lucidatura, fate caso a questa cosa, i pezzi Dremel per la lucidatura sono sempre contrassegnati dal colore giallo. A seconda dell'utilizzo di quel pezzo, il Dremel ha colori che fanno da riferimento, da segnale, sapete, non mi viene il termine giusto, sempre diversi. Il giallo è quello della lucidatura. Vorrei cominciare con quello che ritengo, secondo me, il pezzo più utile in assoluto, cioè comincio a piramide, da quello che a me perlomeno è piaciuto di più, e che è il tampone lucidante, che ha, va a finire che vi devo dire il numero perché altrimenti 520. Allora, il tampone lucidante impregnato di una sostanza a base di silicio, se non ricordo male, una sostanza lucidante che lascia una bella patina, cioè lascia proprio una copertura sul metallo. Tra l'altro qui dice le indicazioni lo danno anche adatto per i metalli preziosi, quindi io ve lo dico, ve lo riferisco. Effettivamente molto gradevole, mi è piaciuto tantissimo. Vira un pochino, io l'ho provato sull'argento, mi pare di averlo provato anche sul rame, ora che ci penso, ma comunque
vira un pochino sul colore ferroso. Io ho notato questo, cioè lucida e dà un tocco leggermente ferroso a metallo, molto gradevole. Se gli devo trovare un difetto, è che nonostante lo tenga chiuso qui con lo scotch ben si asciuga un pochino dopo un po' di tempo e quindi asciugandosi perde un pochino di potere. Peccato perché veramente questo è un ottimo pezzo. E lo raccomando, vi ho messo la foto, credo, così potete vedere da vicino. E questo mi sento di raccomandarlo. Poi parliamo di quest'altro prodotto, Polishing Compound, che è un barattolino rosso con una pasta rossa all'interno, molto grassa, molto densa, e che va utilizzato per forza con dei tamponi. Ma anche tipo questo, volendo, questo è di stoffa, non va tanto bene secondo me. Però dei tamponi come questi, vedete, di questa specie di gomma piuma all'incirca e che possono avere varie forme. Questo è un cilindretto, ma ci sono anche conici, ci sono di vario tipo. Si impregna il tampone che va agganciato con un perno a vite, io qui non l'ho a disposizione, ma ci sono comunque nei kit di Drenner, ci sono questi perni che girano a vite, voi agganciate il tampone, lo passate nella pasta rossa, così l'ho bagnato un po', sporcato un po', non mettetene tanto perché poi quando parte il Drenner vi schizza dappertutto. Quindi magari si potrebbe studiare anche forse di sporcare leggermente l'oggetto, partire dall'oggetto, perché altrimenti schizza, è una cosa tremenda. È molto grasso, cioè è veramente molto grasso. E quindi lo utilizzate, utilizzate il tampone con il Dremel. È utile, sì, è utile. Io lo trovo dannatamente grasso. Dopo dovete passare uno straccetto, qualcosa di asciutto per pulire, per lucidare. Quindi se state lucidando un attrezzo che ha molte insenature, cavo, ha dei, non lo so, potrebbe essere difficoltoso rimuovere veramente tutto. Io l'ho trovato un po' scomodo. Forse ditemi voi se qualcuno ne fa un utilizzo più esteso. Non mi sono trovata veramente bene. Sì, è un prodotto lucidante, però poi bisogna lavorarci sopra olio di gomito con uno straccetto. Una cosa sul, anzi due cose sul polishing compound, questa specie di pasta rossa. Promette di essere lievemente abrasivo, leggermente, quindi nel mentre lucida, è anche appena appena un po' abrasivo per i piccoli segni, ma i piccoli segni, attenzione, non è, se avete lasciato un segno evidente non ve lo porterà via, per cose minime. Quindi, ok. Poi un'altra cosa, io ho provato ad utilizzarlo senza il Dremel. Ho detto, magari col Dremel non riesco, non lo so. Allora provo con uno straccetto. Non lo consiglio, se avete avuto anche voi questa idea, non la consiglio, perché si attiva col calore e con lo sfregamento. Quindi ci vuole una spazzola, un qualcosa di stoffa, ma qualcosa che vada a motore possibilmente. Per cui a mano direi che non ci si riesce, almeno io non ci sono riuscita. Adesso vi vorrei parlare di un altro pezzo che metterei al secondo posto nella mia graduatoria personale dopo questo tampone impregnato. Ed è la rotella impregnata, anche questa, di un materiale lievemente abrasivo e lucidante nello stesso tempo. Lievemente, ripeto, abrasivo. È lucida e mi è piaciuta molto, devo dire, anche se ha qualche limite, anche qui c'è l'altra faccia della medaglia, naturalmente. Il limite è dovuto alla forma ed è normale che sia così. Se voi utilizzate questo pezzo su una superficie piana, in questo modo, è chiaro che non potete usare la stessa forza, la stessa intensità di forza su tutta la superficie. Va a finire che si creano dei punti in cui avete calcato di più e di meno. E questo si vede, secondo me si vede, almeno sulle superfici piane. Va molto bene se dovete togliere un segno veramente minimo su un pezzo di filo, questo secondo me va molto bene, ma sulla superficie piana, come
Così così. Dovete passare, se lo utilizzate su una superficie piana, perché poi lo guardate in controluce e c'è qualcosa che non va, dovete ripassare con una carta vetrata molto molto sottile, sicuramente. Però mi piace perché è anche lucidante, quindi sì, lo metterei tra i preferiti. Questa è la rotella. Ricordatevi, la trovate, non vi potete confondere perché non c'è un'altra rotella nella sezione di tool, di accessori Dremel che siano contrassegnati dal giallo, quindi rotella abrasiva. E adesso parliamo di queste punte in gomma. Ce ne sono tre, adesso ve le mostro. Sono identiche, sono in gomma, anche queste sono impregnate. Cosa strana, sul sito americano c'è scritto che sono impregnate, sul sito italiano no, che non sono impregnate, va bene. Però io penso che lo siano, di una qualche sostanza. Ora vi mostro. Dunque, si tratta di punte di precisione in gomma che vengono indicate anche adatte per i metalli preziosi. Come adatto per il metallo prezioso era anche la rotella, ora ve lo volevo dire. Allora, eccole qui le punte finalmente, una più acuta, una più arrotondata e una cilindrica. Eccole qui. Tolgono leggermente, sono anche queste lievemente abrasive, non molto lucidanti, secondo me, secondo il mio utilizzo, ma lievemente abrasive, proprio minimamente, per togliere le cose piccole, i segni minimi dal metallo. Sono abbastanza utili, non mi hanno fatto impazzire personalmente. Si deformano un pochino, si deformano con l'uso, se lo usate molto, e quindi non so quanto possano durare. Poi si induriscono un po', ci deve essere un modo probabilmente per rinvenire la gomma, perché si induriscono parecchio. E comunque, diciamo, più che lucidare, tolgono le imperfezioni. Allora, questa carrellata di attrezzi utili per la lucidatura non potrebbe terminare senza due parole sulle spazzole, che vengono spesso utilizzate in effetti per dare una finitura particolare, non propriamente lucida però, ora mi spiego. Allora, innanzitutto le spazzole possono essere un po' di varia foggia, diciamo, almeno queste del Dremel, e di vario materiale. Questa che ho io per esempio è in nylon, molto morbida. Poi ce n'è una in acciaio, molto dura, e un'altra in ottone che definirei media. Allora, di solito si dice che la spazzola in ottone o in nylon siano le spazzole che segnano di meno, che si possono utilizzare per lucidare e segnano di meno il metallo. Ma guardate, non è vero, queste spazzole incidono comunque il metallo, un segno lo lasciano, chi più, chi meno. Quindi, a cosa servono? A dare un aspetto che sia satinato, lievemente opaco, se non addirittura spazzolato al metallo. Ed è un aspetto, una finitura che piace molto, che molti utilizzano e anche a me piace moltissimo, devo dire, la finitura un po' opaca del metallo. Quindi, che si può tenere presente se volete ottenere questo risultato. Se pensate di lucidare di più, cioè di avere quell'aspetto a specchio sul metallo, dimenticatevelo perché questi non sono gli attrezzi adatti sicuramente. Quindi hanno un utilizzo molto particolare. Allora, questo per quanto riguarda la lucidatura sul metallo utilizzando il Dremel. Che spero possa esservi utile, se avete dei suggerimenti, se avete delle idee, sono qui, vi mando un bacio, a presto, ciao!